Sì, ancora adesso una bella storia. Una bella storia e parto da uno spaccato domestico, perché mio figlio, che ha 9 anni, non ha mai visto certi film, non ha mai visto o non ha mai letto alcuni libri da cui poi insomma sono stati tratti i film, ma sa che cos'è la nuvoletta fantozziana, sa il batti, vadi, e che è sbagliato grammaticalmente in italiano, ma sa che con una certa accezione poetica si può dire, perché quel mondo lì, quello di Fantozzi, in qualche modo, volente o nolente, è entrato nelle nostre vite, e se vogliamo entrarci ancora di più possiamo farlo grazie a un libro edito da Baldini e Castoldi, Fantozzi dietro le quinte, oltre la maschera, la vita vera di Paolo Villaggio, scritto dalla figlia di Paolo, che è Elisabetta, collegata con noi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito innanzitutto. Grazie a lei per averlo accettato. All'interno di questo libro emerge sia il personaggio pubblico, ma anche e soprattutto la persona di Paolo Villaggio. Che tipo di padre è stato per lei? E soprattutto ci sono dei tratti in comune tra il personaggio pubblico e quello privato? È stato un padre complesso, perché aveva, al di là del suo lavoro, perché aveva una grande personalità, era una persona molto presente, era una persona che voleva prendere le decisioni. Quindi complesso, ma nello stesso tempo anche affascinante, perché era una persona molto curiosa, molto intelligente, che si divertiva anche, che gli piaceva la vita, li sfidava. Rispetto a Fantozzi, avevano in comune che erano entrambi, sia il personaggio che la persona, due tenaci, perché il personaggio di Fantozzi, nonostante prendesse sempre botte in testa da tutti, alla fine credeva in quello che faceva, non si faceva battere e continuava ad andare avanti per dritto per la sua strada. E entrambi, come cosa negativa, diciamo, entrambi erano buffi e con molto poco senso pratico. Mio padre non sapeva attaccare un chiodo al muro, era assolutamente non manuale. Ecco qui la scena delle stringhe che si strappano al mattino e Pina che deve portarle subito di corsa, perché altrimenti non può andare a lavorare. Esatto. E poi anche la, insomma, responsabilità in un certo senso di portare sulle spalle comunque un'eredità così grande, e anche il lavoro di doverla raccontare, ecco, di raccontare tutta una vita. Il percorso, ci racconta un po' che c'è dietro questo libro? Ma in realtà era un po' di tempo che c'erano varie persone, delle più disparate, che mi chiedevano informazioni su alcune scene di Fantozzi, dove sono state girate le scene iconiche, tra cui appunto, per esempio, prima avete citato il batti lei, quella della partita a tennis con Filini, è stata in assoluto la prima scena girata dei Fantozzi. E c'erano cose che non sapevo neanche io, tipo questa, per esempio, qual era la prima girata. E quindi ho deciso di fare un po'... di lasciare una specie di memoria storica, infatti a parte raccontare il mio punto di vista prima da bambina, poi da adolescente, poi da adulta, di come vedevo questo padre cambiare da persona assolutamente sconosciuta a diventare poi il personaggio famoso, e ho intervistato anche una serie di persone che hanno lavorato con lui, sia a livello artistico, quindi degli attori, sia a livello tecnico, quindi i dietro le quinte, e per raccontare un po' questo suo percorso, per svelare un pochino, spero, di aver com'era lui personalmente al di là del lavoro, anche perché non era uno che si portava il lavoro a casa, quindi con noi a tavola, insomma a cena, non ha mai raccontato delle problematiche sul set, delle cose positive o negative, di qualunque cosa di questo genere. E questo l'ho fatto, non è un librone di questi, dice oddio, è un libro abbastanza scorrevole, veloce, insomma sintetico, perché poi ho cercato anche di fare questo, di non annoiare, ecco. Ci sono sicuramente in questo libro tanti aspetti sconosciuti di Paolo Villaggio. Uno di questi penso sia, e mi correggerà se sbaglio, il fatto che comunque Paolo era un uomo molto colto, gli esordi con Fellini, la passione per il cinema di un certo tipo, l'amicizia con De André, che è un aspetto, quello che magari vedendo Fantozzi non emerge, perché Fantozzi ha questa comicità un po' bambina, un po' grossolana. In realtà Paolo era un uomo molto colto da questo punto di vista. Sì, era uno che leggeva moltissimo, conosceva tutti i classici, era un esperto di cultura giapponese,
del Giappone amava moltissimo la cucina, perché poi insomma si sa che amava il cibo. Il cagnolino della signorina Silvani. Esatto. Man mano che parla Elisabetta mi vengono in mente tutti i film. Poi amava la cultura, la storia giapponese, e amava tantissimo Kurosawa. Infatti il suo film preferito era I Sette Samurai, che se lo vedeva a loop di notte tante volte, non riusciva a addormentarsi, lo vedeva, rivedeva. Ovviamente l'ha fatto vedere a mio fratello quando eravamo piccoli, l'ha fatto vedere a mio nipote, a suo nipote, a mio figlio quando era piccolo, e credo l'abbia visto 500 volte. Direi come tutti noi quando ci fissiamo con un film. Questi sono anche aneddoti di vita, ecco, che nessuno di noi insomma conosce, che sarà bello conoscere tramite Fantozzi dietro le quinte, Oltre la maschera, la vita vera di Paolo Villaggio, in libreria con Baldini e Castoldi. Elisabetta Villaggio, in bocca al lupo, buona domenica e a presto. Grazie mille, buona domenica a voi. Grazie. Beh, insomma, anche un modo per scoprire qualche particolare, sì, di un personaggio che abbiamo tutti conosciuto e amato.